Bentrovati ad una nuova settimana in compagnia dell'agenda di Telebelluno. Vediamo qualche proposta per martedì 22 gennaio. Per i giorni a seguire. Cominciamo parlando della mostra dal titolo Belluno, una città, il nuovo secolo, la guerra. La mostra documentaria multimediale, allestita al secondo piano di Palazzo Crepadona a Belluno, a cura dell'archivio storico del comune di Belluno. Questa mostra raccoglie documenti, materiali, fotografie, testimonianze della Belluno che dalla fine dell'Ottocento ha visto la fine della Belle Époque per poi passare alla Grande Guerra, all'occupazione austro-ungarica e alla liberazione. La mostra sarà fruibile anche nella giornata di martedì 22 gennaio e rimarrà aperta al pubblico fino al prossimo 28 febbraio. Adesso, come detto, vediamo un'anticipazione per la giornata di mercoledì 23 gennaio. Mercoledì 23 gennaio alle 17.30 nel Salone Nobile di Palazzo Fulcis a Belluno si terrà la presentazione della mostra dal titolo Ciardi, Paesaggi e Giardini, una mostra che sarà ospitata a Conegliano dal 16 febbraio al 23 giugno a Palazzo Sarcinelli. I curatori della mostra presenteranno così l'esposizione promossa da Civita 3 Venezia dedicata ad una delle famiglie di artisti veneti più famose dell'Ottocento. Appunto i Ciardi. Andiamo avanti con l'attività e veniamo adesso a venerdì 25 gennaio. Cambiamo argomento e parliamo di un incontro dal titolo La via del fiume dalle Dolomiti a Venezia, uomini e zattere tra la realtà e la leggenda. È questo il titolo dell'incontro promosso dall'Associazione Culturale Centro UPM di Belluno, che organizza appunto questa conferenza a cura di Umberto Olivier, primo presidente dell'Associazione Internazionale degli Zattieri, presso la Sala Una Noce in via Barozzi 18. Questa mostra, conferenza si terrà appunto nella giornata di venerdì 25 gennaio alle ore 20.45. Tutti sono invitati a prendervi parte. E noi abbiamo concluso così anche per oggi l'appuntamento con TBD Agenda. Arrivederci, a domani.